vita può essere a volte spietata e crudele, come nel caso di una mamma, Marina, che ha trovato la figlia morta, suicidata. È successo nelle Cese a Casarano. La ragazza aveva 26 anni, aveva anche un fidanzato che poi è stato iscritto nel registro degli indagati per istigazione al suicidio. Roberta, grazie. Marina, grazie per essere qui. Allora, grazie a voi. Roberta, ce la racconti. Chi era? Roberta era una ragazza bellissima, come avete visto, credo, solare, pazzerella, passionale, testarda, intelligentissima, leggeva tanto, scriveva, anche i suoi momenti, anche quando c'erano momenti no, come tutti li abbiamo, no? Per di sì, per di no. E anche questo mi sembra strano che non abbia lasciato un biglietto alla sorella, alla vita sua, una sorella più piccola, di 13 anni, che era tutta la sua vita. Si scrivevano, si telefonavano. Sono qui proprio per avere giustizia per mia figlia. Sua figlia non viveva con lei? Eravate tutto sommato abbastanza vicini, però? Sì, 8-9 chilometri di distanza. E che rapporto c'era? Vi vedevate, vi sentivate? Perché poi quando un figlio si autonomizza... Sì, no, fino al 4, il giovedì, noi ci siamo viste e sentite. Poi da quel giorno non ha avuto più il cellulare. Poi il 6 è successo la tragedia e fino al giovedì ci siamo viste. Le raccontava della sua vita privata, affettiva? Aveva storie prima del... Prima di quel mese sì. Prima di quel mese sì, parlavamo di lavoro, perché noi comunque lavorava tanto anche lei. Di lavoro, di problematiche giornaliere, di spesa, cose classiche. Con i suoi piccoli grandi sogni, sì, immagino, sì, quello di esatto. Comprarsi una casa, magari. Sì, sì, anzi, lei nell'ultimo periodo stavamo cercando una casa vicino nel mio paese, perché si voleva avvicinare a noi, però lei voleva essere indipendente, libera. Ci sta. Cioè, è sempre stata libera. Invece nell'ultimo mese è successo tutto. Lei prima aveva avuto una storia, ho letto, una bella storia che... Sì. A volte finiscono. Sì, sì, lei fino a luglio è stata fidanzata per 4 anni e anche lì si confidava con me nel suo rapporto precedente. Era un ragazzo che avevamo preso a cuore come un figlio, 4 anni. Proprio per questo poi dopo io gli avevo detto che nelle prossime relazioni avrei voluto aspettare non conoscere altri. Certo. E... Dopodiché poi è arrivato... Chi è arrivato? È arrivato Falcone, io l'ho visto, come ho detto anche in altre interviste, una volta e mezza, il 24 mattina, quando ho portato il regalo a mia figlia, perché lei aveva già impegni, di solito noi il 24 lo festeggiavamo insieme, però lei aveva altri impegni con la famiglia di lui e io non mi sono mai voluta mettere in mezzo. L'ho conosciuto quella mattina e sinceramente, vedendolo come si poneva, non mi è piaciuto. Una mamma vede oltre. Mia figlia, appunto, come ho detto prima, è una ragazza solare e chiacchierona. Addirittura non ci faceva parlare, parlava sempre lei. Già quella mattina io l'ho vista, parlava sempre lui, come in poche parole. Però non ho dato peso. Poi dopo, quando è successa la tragedia, abbiamo fatto tanti collegamenti, ho visto... Cosa le raccontava sua figlia di questa nuova relazione? Perché insomma, in virtù del rapporto che avevate, magari... Nulla. Nulla alla sorellina raccontava... Raccontava, insomma, della vita precedente di lui. Cioè, che lui comunque era già avuto altri figli, che comunque aveva avuto già problemi con la giustizia. Io queste cose le ho sapute da mia figlia piccola. Forse non me l'ha detto proprio perché già sapeva che sicuramente non sarei stata d'accordo. Marina, la PM che si occupa del suicidio di Roberta, ho taciuto volontariamente i particolari che tanto non aggiungono niente, ha parlato di maltrattamenti che avrebbe subito.
Lei aveva capito qualcosa perché... No, se no sarei intervenuta prima, naturalmente. Il momento che ho saputo queste cose, degli atteggiamenti comunque dopo li ho riscontrati, nel senso che lui comunque era molto presente, anche quando mi chiamava mia figlia, era in viva voce, rispondeva lui. Quindi queste cose, le sue amiche, la stessa cosa, era sempre lui presente, anche quando sono andata al 4, quella mezz'oretta, 4 gennaio, era lì presente. Mia figlia parlava ben poco, però queste cose purtroppo le abbiamo collegate tutte dopo. Come sempre capita. Esatto. E non si deve sentire in colpa per questo. Dunque, dal 4 gennaio, l'ultima volta poi, sì, il 6, sì, quando è stato scoperto il suicidio? Suicidio. Vuole aggiungere un presunto suicidio, non lo so. Lei per questo ci sono ancora delle indagini, certo, in corso, quindi... Lei come l'aveva saputo? Ecco, io l'ho saputo dall'ex fidanzato di mia figlia, che erano ancora tanto legati, sì. Ah. Che 2 mesi prima si erano lasciati. L'ho saputo da lui, io non volevo crederci, infatti poi non sono riuscita neanche a stare al telefono, ho passato direttamente a mio marito, il padre non biologico di Roberta, che però l'ha cresciuta, quando Roberta aveva 11 anni. Un po' i figli sono, sì, di sì, chi fa, sì, ma anche il papà suo era mio marito, cresce, attuale. E beh, logicamente lì non volevo credere e non riuscivo neanche a stare al telefono. Era lui che gridava, non c'è più, non c'è più, Roberta non c'è più. Dicevo, no, non è vero, non è vero, ci sarà, soccorrete. Non avevo neanche il coraggio di uscire di casa. Quando sono arrivata lì non ho voluto vedere nulla, cioè l'impatto, a parte che non mi facevano neanche entrare in casa. Mio marito ha visto che Roberta era già per terra con il lenzuolo. I sospetti già dall'inizio, anche il modo, tutto, io ho detto no. C'era qualcosa che non tornava? No. Senta, ovviamente poi uno ricostruisce anche quello che ha fatto nelle ore precedenti. Cosa le hanno raccontato? Cosa ha saputo? Ecco, ho saputo che appunto la sera del 5, il venerdì sera, noi ci siamo messi il giovedì, il venerdì sera era uscita in questo con locale. Degli amici, con delle amiche... Cioè era uscita con... No, anche con lui. Con e lui. Poi però so che era successa una cosa in un locale. Sì, con lui è un conoscente, diciamo, di loro due, che frequentava casa. Sono andati in questo locale, da quelli che mi hanno raccontato, e hanno avuto loro due una discussione. Il punto tale che poi le amiche le hanno detto di averla accompagnata a casa. Non erano amiche di Roberta. Si sono conosciuti quella sera. Perché hanno visto una situazione di difficoltà, senta. Io farei entrare il suo avvocato, sì, Silvia Romano, alla quale facciamo delle domande un pochino più tecniche. Tra poco ritorneremo su quest'ultima serata. Innanzitutto, il Falcone è stato arrestato, sì, per... Sì, per un altro reato legato ai delitti di mafia. Ah, sapevo anche traffico di stupefacenti possibile? Sì, ok. Esatto. Insieme ad altre 12 persone in un'operazione della polizia. Sì. E poi adesso l'iscrizione nel registro degli indagati per istigazione al suicidio e maltrattamenti. Esatto. Esatto. Naturalmente dalle ricostruzioni dei testimoni e da quello che Marina è riuscita ad acquisire, perché chiaramente noi diciamo sempre, noi legali diciamo sempre, il maggior compito che hanno i nostri clienti è proprio quello di ricostruire, perché soltanto loro sanno, esatto, effettivamente. E sono emerse delle contraddizioni di quell'ultima sera in quel locale, quali? Sì, perché alle diverse interviste il Falcone ha dichiarato di aver accompagnato Roberta a casa, e invece così non è stato, perché dalle ricostruzioni abbiamo invece saputo che è ritornato alla presenza di questi amici che ha conosciuto quella sera e che naturalmente evidentemente hanno visto una situazione di difficoltà e hanno deciso insomma di mettersi. Sì. Certo. Tra l'altro l'iscrizione nel registro degli indagati non significa colpevolezza, no, e credo che l'istigazione al suicidio sia di
difficili da dimostrare. Sì, esatto, è uno dei reati più difficili da dimostrare, certamente. La PM ha ritenuto opportuno anche però iscrivere il reato di maltrattamento in famiglia. Anche lì dobbiamo fare e continuare a fare delle indagini, però il pubblico ministero, il fatto che abbia nominato ben due CTU, la consulenza tecnica sul corpo, quindi quella autoptica, e anche quella tecnica sul telefono di Roberta, ci lascia capire che evidentemente c'è qualcos'altro. Per non addetti ai lavori, la CTU è la consulenza tecnica, sì, d'ufficio, sì, dove il PM incarica dei tecnici per capire esperti, alcune, sì, alcune modalità. Sì. Allunga. Posso fare un appello? Io vorrei fare un appello a tutte quelle persone che hanno visto anche cosa è successo nel locale, fuori al locale, o se anche qualche altra sera, perché a quanto pare non era la prima volta che lui aveva atteggiamenti violenti nei confronti di mia figlia. Se qualche amico, passanti, conoscenti, vicini, anche vicini che hanno sentito gridare quella notte, però non hanno sentito chiedere aiuto, se qualcuno abbia un po' di coraggio e di coscienza soprattutto, parli, perché appunto è difficile il caso di Roberta. Grazie, grazie Marina, grazie all'avvocato Romano. Ci fermiamo e tra poco ritorniamo qui in piazza. Grazie. Grazie.